Buonasera a tutte e tutti gli insegnanti collegati e benvenuti all'incontro di oggi del progetto Leggimi Ancora. L'incontro di questa sera è curato da Simone Giusti, che vedete virtualmente accanto a me e che oggi ci parlerà di lettura e competenza linguistica. Simone Giusti è docente di didattica della letteratura italiana presso l'Università di Siena, formatore, insegnato per quasi 20 anni nella scuola secondaria. Tra le altre cose collabora con numerose riviste del settore ed è autore di saggi e testi sulla letteratura moderna, la traduzione e la didattica. E quello di oggi è il primo di 5 appuntamenti dedicati ognuno a un tema trasversale alla lettura ad alta voce. E questa sera appunto parleremo di competenze linguistiche e vedremo tra pochissimo meglio in che modo. Nei prossimi incontri si parlerà di intercultura, di life skills, di lettura e scrittura e di molto altro. Io non prendo ulteriore tempo e lascerei subito la parola a Simone Giusti e come sempre vi invito a interagire usando la chat, insomma, in modo da rendere l'incontro un po' più dinamico e interessante. Grazie e buon ascolto. Grazie, grazie Martina, buon pomeriggio a tutti. Inizieremo da una breve poesia, anzi, da una sezione di un poemetto di Valerio Magrelli che si intitola La lettura è crudele, 11 endecasillabi in forma di ipertesto. Vi leggo la prima sezione. Trovarsi a fianco qualcuno assorto nella lettura. Mi porta a domandargli. Dove sei? Per questo cerco di cercarti dentro, di raggiungerti dentro quel dentro da cui mi sento irrimediabilmente escluso. Per questo mi viene da chiederti, perché non mi porti con te? Valerio Magrelli da Le Cavie, Poesie 1980-2018. Uso questa poesia per introdurre il tema di oggi. Lettura e competenza linguistica, tema che affronteremo da due punti di vista fondamentali, uno diciamo così più teorico per poi arrivare a capire le connessioni invece con la pratica nella seconda parte. Perché questa poesia? Perché è una poesia sulla lettura, ovviamente, ma anche una poesia particolare. Intanto sostiene che la lettura è crudele, ovvero che la lettura che va un po' a rompere i luoghi comuni che la lettura fa bene, la lettura è terapeutica, la lettura produce conoscenza, eccetera, eccetera, eccetera. Al di là dei luoghi retorici è vero, dobbiamo ammetterlo, la lettura è crudele da tanti punti di vista. Il primo è che trovo interessante in questa poesia di Magrelli è che la lettura esclude, cioè se uno legge fa solo quello. E se si è accanto a qualcuno che si ama e che sta leggendo, quello che la persona che abbiamo accanto, pur essendo fisicamente vicina, in realtà è altrove, è lontanissima, è irraggiungibile, dirà Ina, userà questo aggettivo in un'altra delle poesie di questa serie. Legge, esercita un tipo di attenzione che è necessariamente esclusivo. Già ascoltare una lettura, ascoltare un audiolibro può essere un'attività che può essere accompagnata da altre, ma quando uno sta leggendo in un libro, in realtà sta facendo un'attività assolutamente esclusiva ed escludente. Ora, intanto cerchiamo di capire se i problemi tecnici sono solo di alcuni o sono problemi di carattere generale. Su questo chiedo collaborazione a Martina, che ovviamente ci sta ascoltando, e nel frattempo io procedo. Vedo che però è una cosa ricorrente. Per quel che riguarda Sì, ecco, mi scusi se la interrompo. grazie. Sì, forse c'è insomma un problema di connessione, a volte si sente un po' a tratti.
Ora, purtroppo in questi casi non è sempre facile risolvere se si può magari eliminare, insomma, chiudere qualche programma per cercare di liberare un po' di banda. Dicono che si sente meglio, si sente male, si sente a tratti, ci sono varie opinioni. Io Proviamo cerco ad di. andare magari un pochino avanti, vediamo se insomma, si stabilizza un po', altrimenti insomma, cerchiamo di capire come risolvere il problema. Grazie. Io provo a prendere i provvedimenti del caso. Allora, riprendo da provando intanto a scandire molto bene, ma se qualcuno sente bene e qualcuno sente a scatti, appunto, di solito sento poco bene. Va bene. Provo ad andare avanti. Per quel che riguarda ritornando al nostro argomento e ritornando alla nostra poesia che ci fa da pretesto propriamente e ci introduce all'argomento, questo tipo di questa poesia ci fa capire che la lettura è un'attività che richiede un grande dispendio di attenzione, di energie e di quelle che tecnicamente si chiamano risorse attenzionali, e che questo impiego massiccio di attenzione esclude di fatto qualsiasi altra attività e esclude gli altri, esclude la presenza di qualcun altro. Quando uno legge, si trova qui e ora, nel qui e ora di seduto su un divano, seduta su un divano, nel caso della poesia di Magrelli, e poi improvvisamente si trova anche altrove, si trova in un mondo, quello che possiamo chiamare mondo narrato, laddove si trova in completa solitudine. A partire da questa idea semplice, perfino banale, direi, proviamo a capire alcuni aspetti, alcune caratteristiche fondamentali della lettura che ci servono per capire in che modo la lettura non tanto richiede una competenza linguistica, ma contribuisce a svilupparla, perché in questo senso noi declineremo il tema di oggi. Non tanto quali sono le competenze linguistiche che ci servono per leggere, ma come la lettura come azione, come comportamento, ci aiuta a sviluppare le competenze linguistiche. Quindi la lettura intesa come una forma di allenamento, una palestra fondamentale per riuscire a acquisire competenze, una piena padronanza linguistica, ciascuno secondo le proprie possibilità. Comincio da una metafora su cui ci soffermeremo un po'. È molto importante che sia chiara e vi invito a fare domande se qualcosa vi sfuggisse. Vedete questa immagine, un'immagine che ho costruito cercando di rappresentare una metafora coniata da Tullio De Mauro. Tullio De Mauro, in un suo saggio piuttosto celebre, ha parlato della lettura come anzi del processo di comprensione e di ricezione della lettura come un'arrampicata. Quando noi comprendiamo, di fatto ci comportiamo in modo simile a una persona che sta compiendo un'arrampicata in montagna. Immaginatevi qualcuno che deve affrontare una parete. Prendiamo una parete facile, non troppo difficile. Cosa facciamo? Ci mettiamo di fronte, la guardiamo. La prima cosa è cercare appigli, quindi guardare bene, osservare. Poi cominciare con una mano, la destra o la sinistra. Ciascuno inizierà secondo i propri talenti, ma anche secondo quello che avrà osservato. L'indagine avrà portato a un risultato, ci saremmo accorti che sul lato destro c'è un appiglio che può sembrare che sembra abbastanza solido. Bene, lo afferro. A quel punto cercherò di tirar su il piede sinistro.
e di trovare anche un punto di appoggio abbastanza solido. E poi a quel punto ci sarà uno sforzo fisico che, di tutto il corpo che cercherà di cominciare a salire spingendo verso l'alto. Appiglio del piede destro, mano sinistra e così via, su in alto. Ogni arrampicata è in qualche modo unica, ciascuna persona si arrampica secondo le proprie possibilità e anche secondo le condizioni esterne. Una cosa è arrampicarsi durante la stagione invernale, una cosa è arrampicarsi in estate, una cosa è arrampicarsi se si è alti 1,60 m, altra cosa è arrampicarsi da 1,90 m di altezza. Una cosa è una persona di 100 kg e una cosa è una persona di 70 kg. Una cosa è una persona di 50 anni, un'altra è una diciassettenne o una diciassettenne ben allenata. L'arrampicata è un'attività che in qualche modo ci aiuta a mettere in evidenza molte caratteristiche che sono proprie della lettura in quanto processo di comprensione, un processo che mette in discussione molte in realtà abilità della persona, che avviene sempre in un contesto, non è mai un processo astratto, è storicamente situato. Noi leggiamo qui e ora e leggere un determinato testo oggi non è come leggerlo domani. Leggerlo seduti non è come leggerlo in piedi, leggerlo insieme agli altri in una biblioteca non è come leggerlo da soli. C'è un altro aspetto che mi preme sottolineare, che una cosa, parlare già di testo, che è una cosa a cui siamo molto abituati dalla cultura degli anni 70, 80, 90, una cultura di impianto strutturalista, in cui la semiologia, la linguistica testuale poi hanno cominciato a mettere al centro questo concetto, utilissimo dal punto di vista teorico e anche operativo, però è un concetto che rischia di sviarci da un problema fondamentale. Il fatto che il testo non tiene conto, il concetto di testo non tiene conto, per esempio, dei supporti materiali, della dimensione materiale della lettura. Una cosa è leggere un libro, una cosa è leggere un ebook, altra cosa ancora è ascoltare una lettura ad alta voce. Una cosa è leggere da un libro illustrato, una cosa è leggere un libro senza illustrazioni, una cosa è leggere un libro di grandi dimensioni, altra cosa è leggere un libro di piccole dimensioni. Potrei anche aggiungere che una cosa è leggere un proprio libro, una cosa è leggere un libro di altri. L'oggetto e le condizioni in cui viene fruito hanno un ruolo fondamentale, esattamente come in un'arrampicata. Condizioni ambientali, condizione personale, dicevamo, una cosa è leggere se si è dei lettori esperti, altra cosa è leggere se si è inesperti. Una cosa è leggere lo stesso libro per la prima volta, una cosa è rileggerlo per la terza. Ciascuno di noi, ogni volta che affronta la lettura, sta facendo un'operazione assolutamente unica, originale. Non ci illudiamo che un libro sia uguale per tutti. Cos'altro possiamo imparare da questa metafora? Beh, intanto possiamo di nuovo sottolineare il fatto che leggere richiede uno sforzo molto grande e richiede delle attrezzature, quantomeno una tecnologia che si chiama libro e della luce naturale o artificiale, e richiede anche molto allenamento continuo, costante. La lettura non ha niente di naturale, è forse l'operazione più artificiale che l'uomo abbia inventato. E è anche, tant'è che possiamo dire che la scuola nasce perché esiste la lettura. Il concetto di banco è legato al concetto di scrittura e lettura. L'idea che
si debba stare a scuola, cioè si debba imparare non dall'esperienza, ma da una sorta di un vero e proprio addestramento che deve essere necessariamente artificioso e in qualche modo imposto dagli adulti ai bambini, è un passaggio abbastanza necessario per capire che questo tipo di attività è un'attività molto dispendiosa, costa molto per ciascun individuo perché deve, sapete, per diventare lettori esperti servono almeno 8-9 anni di allenamento, e peraltro non si può imparare a leggere prima di una certa età per motivi neurobiologici. C'è anche un ulteriore aspetto, che per leggere bisogna vivere in una società molto sicura, in un ambiente molto sicuro, perché quando leggo io esercito un'attenzione esclusiva, dicevamo prima, e quindi sono distratto dal resto del mondo. Quindi io credo che a questo punto possiamo, già con un inquadramento generale, andare avanti e affrontare alcune definizioni, alcuni concetti che ci aiutano a procedere nel nostro percorso. Primo punto fondamentale, al di là delle metafore che sono sempre utili ma non sufficienti, proviamo a dare una definizione di questo processo, che è il comprendere. Lo definisco un processo biologico e sociale, cioè è un processo che ha basi neurobiologiche che sono incorporate nell'individuo e che sono quindi in qualche modo una dotazione personale che ciascuno deve avere. Se c'è un problema a queste basi neurobiologiche, è difficile imparare a leggere. Ha anche una dimensione però sociale ineludibile, l'abbiamo già detto. Perché ha una dimensione sociale? Perché la spinta a comprendere nasce dal bisogno di capire le intenzioni degli altri, cioè la spinta a comprendere nasce fin dalle prime ore di vita e fondamentalmente nasce dall'incontro con l'altro. Il bambino, la bambina, in uno stato di completo isolamento, non ha una spinta a comprendere. Secondo punto, perché la lingua è un prodotto sociale. Terzo, perché l'atto stesso di comprensione trova conferma nel consenso sociale, cioè noi comprendiamo e sappiamo di aver compreso o di essere stati compresi solo attraverso il consenso. Ci vuole qualcuno che ci mostri di aver capito o ci aiuti a capire che siamo stati appunto compresi. Questo è un passaggio fondamentale per poter procedere. È anche un processo di interazione, la comprensione. È un'attività che consente di elaborare una rappresentazione semantica a partire dalle informazioni linguistiche ricavate da un testo. Qui si va in una definizione piano piano. Cerco di accompagnarvi verso la comprensione della lettura, diciamo. Abbiamo visto la comprensione in generale, adesso vediamo la comprensione di un testo. Processo di interazione tra chi legge e il testo. Un'attività mentale complessa, caratterizzata dalla selezione e dall'organizzazione delle informazioni che vengono integrate nella memoria di chi legge. Quindi, la lettura, in quanto comprensione, ha un impatto sulla memoria di chi legge. E chi legge è anche, ovviamente, chi ascolta una lettura ad alta voce, chi partecipa a una lettura ad alta voce condivisa, come il caso di Leggimi ancora. Che vuol dire un processo di interazione? Vuol dire che c'è il testo che possiamo considerare un dispositivo e c'è la persona, il soggetto che in qualche modo attiva quel dispositivo. Senza il dispositivo non è dato
non è data la lettura, senza la persona, il soggetto che attiva, non è data la lettura. La comprensione non esiste in sé, e noi, che è un concetto forse che andrebbe ricordato specialmente da quando siamo abituati con le prove Invalsi a credere e illuderci che esista una comprensione oggettiva. Sono due parole che non vanno bene d'accordo, comprensione e oggettiva. La comprensione è soggettiva per definizione, perché in quanto processo di interazione. Ogni interazione è unica e dipende dal contesto in cui avviene, dalle condizioni del soggetto, eccetera. Posso dire il dispositivo testuale rimane fermo. Anche questa però è un po' un'illusione, perché in realtà, magari ve lo dirò meglio in seguito, anche il dispositivo testuale viene modificato dalle letture successive di una stessa persona, che la memoria cresce per. Scusate, deve esserci stato un problema tecnico. In attesa che Simone Giusti si ricolleghi, non so, vi chiedo se avete delle domande da condividere. Aspettiamo qualche secondo. Sì, c'è stato un problema tecnico, stiamo aspettando che si ricolleghi. In attesa, magari possiamo sfruttare questo lasso di tempo per raccogliere magari delle riflessioni o delle domande da sottoporre a Simone Giusti quando, insomma, rientrerà. In modo da riprendere, insomma, la relazione dove è partita. Nel frattempo io vi ricordo i prossimi appuntamenti. Il 19 gennaio ci sarà Martina Evangelista con il webinar su lettura intercultura. Insomma, sarà sicuramente un incontro interessante. E vi ricordo, insomma, in attesa vi do qualche informazione di carattere pratico. Tutti gli appuntamenti giunti scuola sono disponibili, tutti gli appuntamenti legibili ancora sono disponibili sul sito Giunti Scuola, quindi, insomma, se per caso aveste perso degli appuntamenti potete rivederli in differita, e ci sono anche tutti insomma, i materiali collegati, quindi potete, insomma, liberamente scaricarli. Vedo Jessica Barbagallo che dice sicuramente sarà il tempo. Io credo che sia, insomma, un'ipotesi, come dire, plausibile, ma insomma aspettiamo, ora si ricollegherà. Per quanto riguarda la citazione di Tullio De Mauro, sì, ora recuperiamo appunto il riferimento bibliografico e daremo tutti, insomma, riferimenti di carattere bibliografico. Allora, eccolo, è arrivato Simone Giusti, lascio di nuovo subito la parola a lui. Eccoci. È andata via la Sì, luce. no, infatti stavamo ipotizzando anche in chat, c'erano delle insegnanti che, insomma, appunto Sì, ipotizzavano che fosse un problema di maltempo. sono in mezzo a un temporale. Peraltro, appunto, a causa del temporale non sono riuscito a raggiungere il posto in cui stavo andando e avrei avuto una connessione migliore. Sono dovuto tornare a casa, però siamo un po' in una bufera, mi dispiace. No, va bene. L'unica cosa è se condivide di nuovo le slide, così insomma Sì. le Eccole. carichiamo. Dunque, Eccole.
Nel frattempo, visto che ho insomma, sollecitato l'insegnante a fare delle domande in attesa che tornasse, c'è Massimo Casti che chiede se può dare per quanto riguarda la citazione di Tullio De Mauro, la lettura come Sì. arrampicata, se può dare il titolo del libro insomma, da cui è tratto. Io È ti un lascio. articolo. Sì, grazie. È un articolo che peraltro credo che sia reperibile anche in rete, che riguarda proprio il concetto di ricezione. Vediamo se lo trovo, poi potremmo anche condividerlo. Nel frattempo, mentre cerco questa informazione, vediamo, si chiama Qualche ipotesi sulla comprensione degli enunciati del 1993. Qualche ipotesi è un articolo, non un libro. Lo metto, vediamo se. No, io non posso scrivere nei commenti, poi lo metto nella chat intanto, potrà credo essere condiviso. Allora, torno al processo di interazione, anzi, riparto dalle fasi del processo di comprensione. Non so, ovviamente sono concetti che ci servono per, come dire, pensare meglio a quello che ci succede. Voglio che servano solo a riflettere, non è materiale propriamente di studio, però credo che sia molto importante aver chiaro queste varie sfaccettature della comprensione. La memoria, prima fase, la memoria prende in carico il materiale linguistico e lo sottopone a elaborazione. Quindi viene immediatamente nel processo di comprensione la memoria. Informazioni linguistiche vengono rielaborate in una forma adatta alla loro conservazione, quello che chiamiamo una sorta di linguaggio della mente, quando parliamo di frame, script, sono tutte categorie, concetti, in qualche modo provvisori, che usiamo perché su cui non abbiamo poi tutte queste certezze. Supponiamo che sono metafore che usiamo perché ci siamo fatti un'idea, si sono fatti un'idea. Gli psicologi e i neuroscienziati di come funzionano queste strutture di conoscenza, così le chiamiamo più generalmente. Quindi la mente che legge corre alle strutture di conoscenza che sono disponibili nella memoria per conoscere il significato delle informazioni linguistiche, a conferma che si tratta di un processo di interazione. Infine, queste strutture vengono continuamente aggiornate e create mediante l'interazione con informazioni nuove. Quello che ci succede quando, di fatto, ci sentiamo inizialmente un po' frastornati dopo la lettura di un romanzo e poi a un certo punto cominciamo a rielaborarlo, magari. E prima avevamo in mente un certo schema di storia. Adesso, magari, abbiamo quello schema di storia è cambiato. Oppure addirittura si è moltiplicato. Prima avevamo uno schema, adesso ne abbiamo due per interpretare lo stesso fenomeno, per dare senso a un comportamento sociale o a un fenomeno psicologico. È così che funziona, grosso modo, il processo di apprendimento. È così che la lettura agisce, sull'apprendimento, qualcosa che cresce continuamente su di sé, come se ogni processo di comprensione produce un significativo cambiamento, una trasformazione della memoria a lungo termine. Questo può essere già un elemento utile da portare a casa per capire quanto sia fondamentale stare sulla dentro questo processo, non darlo mai per scontato e far sì che venga continuamente allenato. Facciamo un passo avanti per capire come funziona la comprensione delle storie. Io finora siamo partiti dalla comprensione in generale,
abbiamo visto la comprensione di un testo, adesso proviamo a capire la comprensione di un particolare tipo di testo che è la storia. In realtà le storie, il concetto di storia e testo non sono non appartengono allo stesso, diciamo, ordine di concetti. Possiamo avere storie testuali, ma anche storie che sono iconotesti o che sono, che non hanno propriamente, diciamo, una forma esclusivamente testuale. È anche vero che ci sono dei testi che non sono delle storie. Non tutti i testi sono delle storie, non tutte le storie sono testi. Vuol dire, però, la comprensione delle storie ha delle caratteristiche particolari che sono in questo momento molto studiate, sia in ambito della teoria della letteratura, sia nell'ambito delle neuroscienze, sia della psicologia cognitiva e della pedagogia sperimentale. Ora, riprenderemo poi la metafora di Rosangela, lettura come viaggio. Che significa che soffermare l'attenzione sulla comprensione delle storie? Prima ho fatto l'esempio del romanzo, non a caso, di libri. Romanzi, non tutti i libri sono romanzi, ci sono libri che non hanno niente a che vedere con quella che chiameremo tra poco esperienza estetica, invece ci sono dei libri che sono fatti apposta per far fare dei viaggi. Se io dicessi di leggere, per esempio, posso voltarmi e prendere un primo libro, ma leggere. Questo è un libro fondamentale per chi parla di lettura. Leggere Come imparare a leggere i libri di Aidan Chambers non è un viaggio, per esempio. Se devo leggere invece posso prendere vediamo un po', cosa posso prendere? Qui c'è L'uomo senza qualità di Musil, così che è un viaggione, un viaggio interminabile che non finisce mai. La metafora del viaggio, come quella dell'immersione, si presta ad alcuni tipi di letture, di in particolare, per esempio, si presta per spiegare la comprensione delle storie. Qui vi ho messo un'immagine, è un'opera d'arte celebre che rappresenta una figura che esce da una pagina e uso per spiegarla una pagina di un paragrafo di un mannetto che introduce la poetica cognitiva. La poetica cognitiva è un particolare campo di studi che le scienze cognitive per spiegare il processo di lettura. Cosa succede a una persona quando legge letteratura? Come si può spiegare con basi scientifiche? Fondamentalmente di questo si occupa. Per la poetica cognitiva, il testo è appunto un dispositivo che deve essere attivato durante la lettura. Succede qualcosa di particolare. Durante la lettura di storie succede che si è immersi nel mondo della storia. L'immersione, come il viaggio, è una metafora. Che vuol dire immersi? Vuol dire che fondamentalmente noi non siamo qui e ora sul divano, stiamo o sulla sedia, stiamo leggendo il nostro romanzo, ma siamo anche altrove. Nancy Atwell chiama questo, usando un'altra metafora, ma questa particolare condizione, lo stato di lettura. Una condizione esistenziale quasi, uno stato psicologico che, sempre ricorrendo alla metafora spaziale, Atwell chiama la zona di lettura, una zona che è duplice, una zona che è in qualche modo l'angolo, può essere l'angolo in cui si legge, ma è anche la zona della nostra mente, del nostro corpo, in cui io sto in qualche modo elaborando il processo di comprensione. Faccio l'ultimo passaggio su cui magari stiamo un po' e dialoghiamo.
introduco il concetto di esperienza estetica. A che ci serve? Beh, intanto noi parliamo, quando parliamo di letture e competenze linguistiche, cerchiamo di, io almeno voglio sottolineare l'importanza non della lettura in sé, ma della lettura di opere d'arte particolari, che chiamiamo opere letterarie, che possono essere, che nella stragrande maggioranza dei casi sono state scritte e vengono poi pubblicate e diffuse allo scopo di far fare esperienze estetiche a chi le legge, come i quadri che troviamo nei musei o nelle gallerie o online, riprodotti e digitalizzati, oppure esperienze che facciamo andando a teatro o giocando a un videogioco o andando al cinema o guardando una serie. A noi interessa le esperienze, anche qui facciamo un processo che va dal generale al particolare, vediamo l'esperienza estetica in generale come funziona e poi cerchiamo di capire come funziona quel tipo particolare di esperienza estetica che si fa attraverso la lettura di storie, che siano romanzi, o anche faremo il caso specifico delle poesie, che sono particolari tipi di storie, perché la grande maggioranza delle poesie sono anche delle storie, a meno che non siano dei nonsense o delle poesie metasemantiche, anche se anche, direi che anche le poesie metasemantiche, come il Lonfo di Fosco Maraini, in realtà noi tendiamo a leggerle come delle storie. Non so se conoscete il Lonfo, sicuramente sì. Quando io sento il Lonfo, non Baterca né Gluisce, molto raramente Barigatta, già comincio in qualche modo a cercare di vederlo. E so che c'è un animale, il Lonfo me lo immagino subito come un animale strano, un animale che s'accatta, dice, un animale che compie delle azioni e che in qualche modo noi tendiamo a collocare dentro un ambiente e a farlo muovere nel tempo e fargli compiere delle azioni che sono caratteristiche fondamentali di una storia. E addirittura gli attribuiamo un'intenzionalità, che è un'altra caratteristica necessaria delle storie. Torno all'esperienza estetica. Allora, l'esperienza estetica, come la possiamo definire? Le definizioni ce le avete scritte. Vediamo di capirlo con un po' di esempi. Provo. Non so se avete presente cosa fa una persona quando scrive. Io sono disgrafico e per scrivere, per esempio, ho bisogno di grande concentrazione. Quando scrivo devo guardare bene la pagina, la penna, coordinamento occhio-mano abbastanza terribile, salvo che nel ping pong, e poi inizio. E se mi distraggo, tendo a andare fuori dal rigo, mi dimentico, magari faccio un po' in corsivo, un po' in stampatello, devo essere concentratissimo. Stessa cosa è quando devo piantare un chiodo. Vi capita mai di piantare un chiodo? Dovete mettere, guardare bene il punto, cercarlo, prima magari prendiamo le misure, poi metto il chiodo e poi do la martellata. È un'azione che comporta un grande investimento di risorse attenzionali. Questa è la terminologia che usiamo. Bene, questo tipo di attenzione è un'attenzione che in qualche modo facciamo volentieri. Perché? Perché ho un premio. Io ho un risultato. Non so se avete provato a piantare un chiodo e distrarvi, o non essere abbastanza concentrati. Pericoloso. Non so se avete provato a tagliare qualcosa e non essere abbastanza concentrati. Provate a tagliare la cipolla senza destinare un'ingente quantità di risorse attenzionali a quell'azione. Rischiate un dito. Invece, e qual è il premio quindi che si ottiene facendo molta attenzione? Ottengo un premio di salute e integrità fisica e un buon soffritto. È abbastanza,
è abbastanza per meritare le mie energie, perché vedete, impiegare risorse attenzionali è un investimento energetico, è anche un investimento di tempo e è anche un rischio. Che significa? Significa che mentre io sto molto attento a fare quella cosa, mi sto distraendo dal resto. Magari io sono così concentrato nel tagliare la cipolla che mi sta bruciando l'aglio sul fuoco. Succede. Quindi esercitare attenzione è un costo e un rischio. Non si fa sempre, non si fa volentieri. Capiterà anche a voi, a volte, dopo aver esercitato attenzione, aver fatto un grosso investimento attenzionale, di sentire il bisogno di riposarvi. E come ci si riposa? Si riposa distraendoci, cercando di chiudere gli occhi, possiamo dormire, possiamo guardare qualcosa che si muove, come uno schermo, un fuoco, le nuvole, cose rilassanti, il mare. Qualcosa che non ci richieda quel tipo di attenzione assolutamente focalizzata e concentrata in un punto. Questo mi preme che ce l'abbiate chiaro, perché leggere non è solo crudele, come dice Magrelli, non è solo pericoloso perché trasforma la memoria, e tutto quello che ci trasforma la memoria, insomma, potenzialmente è pericoloso, ma è anche faticoso, impegnativo, rischioso. Che quindi queste risorse attenzionali devono essere premiate. Vi dicevo, nel caso di un'impresa come tagliare le cipolle, le risorse, il premio è un premio che possiamo definire utilitaristico, e non è un premio che riceviamo nel momento stesso in cui lo facciamo. Magari non ci va di farlo, ma lo facciamo. Il premio viene dopo. Il premio è alla fine del lavoro fatto. Questa è una cosa importante. Invece nella lettura il premio non sempre viene dopo. Per esempio, se io adesso vi dicessi leggete questa slide, leggete il contenuto con attenzione, perché dopo vi faccio un test e vi pongo delle domande su che cos'è l'esperienza attenzionale o cos'è, quali sono i tre elementi che compongono l'esperienza estetica, e poi avete delle risposte. In quel caso, questa operazione assomiglia a tagliare le cipolle. Perché? Perché voi il premio ce l'avete dopo, quando avete la domanda a cui potete rispondere. Lo studio assomiglia, quello che chiamiamo studio a scuola, assomiglia, è un'esperienza utilitaristica che facciamo sempre, non perché proviamo piacere mentre lo facciamo, ma perché c'è un premio di qualsiasi tipo dopo, informazioni che possono essere utili, una valutazione positiva, un feedback, eccetera, eccetera. Invece, quando leggo un romanzo, io sto lì, faccio fatica, mi distraggo, corro dei rischi, mi sottopongo a un processo di trasformazione e quindi mi metto in pericolo la mia persona addirittura, perché mi piace. Perché in quel momento, mentre lo sto facendo, trovo un motivo valido per continuare ad andare avanti. Non perché dopo imparerò qualcosa, non perché imparerò meglio la lingua. Nessuno legge nella vita perché migliorerà il suo lessico e migliorerà la sua competenza linguistica. Le persone leggono nella vita perché gli piace. E cos'è che ci piace? Ci piacciono due cose, anzi tre. Ci piace l'attenzione in sé, perché quel tipo di attenzione che esercitiamo è un'attenzione che viene definita multifocale e ha a che fare, e richiede l'orchestrazione di una molteplicità di stili, mette in gioco diversi modi di prestare attenzione. Non è come, perché noi quando
leggiamo, vi ricordate, non facciamo solo una decodifica, ma facciamo un processo di comprensione. Cioè noi guardiamo la pagina fissa, ma in realtà non stiamo facendo solo quello. Mentre guardiamo la pagina, se leggiamo una storia, stiamo costruendo il mondo narrato. Quindi leggo qui, ma visualizzo il ponte di una nave. Visualizzo il volto del capitano che sta guardando verso l'orizzonte, il volto del secondo che sta usando un canocchiale per andare alla ricerca di terraferma o di altre navi, e io li vedo, vedo il loro copricapo, vedo e sento le parole che dicono, e a un certo punto comincio a provare un po' di tensione. Perché? Perché si sta sentendo un rumore, un ribollire dal mare, lo sentono i marinai, lo dicono, e io comincio a provare una certa emozione, e poi alla fine arriverà un tentacolo dal mare che si abbatte sul ponte, è il Kraken. Bene, a quel punto io posso anche sobbalzare, sto guardando la pagina, ma sobbalzo, sento qualcosa, quelle vuol dire che sto investendo risorse emotive, cioè quella grande sforzo di attenzione sta portando, e il processo di comprensione sta portando a farmi provare delle emozioni, che sono delle semplici scariche chimiche che proviamo nella vita tutti i giorni facendo esperienze dirette, e proviamo facendo esperienze mediate dalle storie. Possiamo provare emozioni davanti a un videogioco, davanti a uno schermo TV, davanti allo schermo cinematografico e davanti a una pagina di un libro. Quel tipo di emozione è già un'altra bella ricompensa. Perché una ricompensa? Facciamo il passo ulteriore. Siete lettori, lettrici? Provate a rispondermi in chat. Quali sono le esperienze negative più forti che avete provato durante la lettura di un romanzo, per esempio? Avete mai provato esperienze negative? Cioè, scusate, emozioni negative. Emozioni che in qualche modo le provaste nella vita di tutti i giorni, voi le considerereste negative. Per esempio, rabbia. Vi siete mai arrabbiati leggendo un romanzo? Frustrazione. Oppure tristezza. Una tristezza così grande da mettersi a piangere. O anche gioia. Una gioia per cui magari vi ritrovate a sorridere durante la lettura senza accorgervene. Sofferenza per il dolore provato, quindi un dolore empatico, un dolore mediato dal dolore di un personaggio, del narratore, della narratrice. Angoscia, tristezza, pianto, dolore, tristezza e commozione, paura, angoscia, anche frustrazione, commozione, tristezza, grazie. Fastidio quando è scritto male, e quello è già un'altra cosa, appartiene al regime, diciamo così, del giudizio. Emozioni di lezione, di delusione dall'andamento delle vicende differenti dall'immaginazione. Quando il romanzo tocca delle corde personali, le emozioni si scatenano, timore, tristezza e sofferenza, noia quando un libro non ti appassiona, e questo, anche questo ha a che fare con il giudizio. Siamo fuori, non siamo più dentro, non stiamo facendo il processo. Quando decidiamo che un libro non ci piace, quando decidiamo che intanto leggo quello che state scrivendo, non potete leggere anche voi e condividere fra di voi. Dicevo, quando noi esprimiamo il giudizio
sull'esperienza che stiamo facendo, in qualche modo la vediamo già da fuori. E diciamo, beh, sì, però questo stile, questa forma, non è quello a cui sono abituato, non mi piace, non è alla mia altezza, non mi stimola, lo metto da parte. Oppure questo tipo di emozioni non sono quelle che mi aspetto, che sono in grado di provare ora, e lo accantono. Sto esprimendo un giudizio sull'esperienza fatta. Noi rimaniamo dentro l'esperienza per adesso. Cambio libro se sento troppe sensazioni negative. Interessante. Però molti rimangono dentro. Rimaniamo lì. Che vuol dire? Facciamo il percorso. Sto un grande sforzo di attenzione. Sto facendo un grande sforzo di attenzione. Tant'è che dopo un po' che leggo non c'è più nessuno. Si spegne il riscaldamento, non me ne accorgo. Solo se si spegne la luce me ne accorgo. Ho fame, non la sento. Ho sonno, mi passa. Avevo un appuntamento, non ci vado, perdo il momento. Poi che succede? Succede che comincio a provare emozioni. Queste emozioni mi danno delle scariche che possono essere positive o negative. Posso piangere durante la lettura, posso disperarmi, posso impaurirmi, eppure vado avanti. Ecco, quel caso lì significa che quell'esperienza emotiva noi la giudichiamo piacevole, pur essendo negativa. Questo non sempre sono negative, ovviamente, ma mi interessa che sia chiaro che l'esperienza emotiva non è di per sé il piacere. Il piacere è dato da un giudizio positivo su quell'esperienza emotiva e attenzionale che stiamo facendo. Quindi, che significa? Significa che, per esempio, noi possiamo, come ci suggeriva prima una di voi, provare delle emozioni negative e dire no, non mi piace, non mi piace, è un giudizio, quindi non vado avanti, esco. Oppure provo emozioni negative e dico mi piace, vado avanti. Ci vuole, la dimensione del piacere ha a che fare con la valutazione, una dimensione valutativa. E quindi è quella forse più anche culturale. Se noi cresciamo in una casa, in una società in cui la lettura è un disvalore, in cui questo modo di leggere, immergendosi e facendo un viaggio, è considerato negativamente, come per esempio a me è capitato. Quando ero piccolo c'erano due regole. A tavola non si legge, che è una regola sbagliatissima secondo me, seconda regola, che è una regola della società tradizionale, di una società di non lettori. Seconda regola, non leggere e studia. Cioè, quando è pomeriggio, l'ora dei compiti, non devi sostituire la lettura allo studio. Lo studio è gerarchicamente sovraordinato nella nostra cultura alla lettura. Si va a scuola per studiare, non per leggere. Molte persone colte, genitori colti, ho sentito personalmente dire, ma insomma, però sì, la lettura ad alta voce va bene, però io gliela faccio io a casa, a scuola si va per studiare. È un giudizio di valore questo. Significa dare più importanza allo studio che all'esperienza estetica. O lo dico con un'altra terminologia che introduco, e che ci è molto utile, è molto più importante fare una lettura che produce dei benefici, o anzi, che produce degli apprendimenti che sono chiari, dichiarati, espliciti, visibili, e che quindi io posso premiare e dire bravo, brava, hai imparato qualcosa, rispetto a un modo di leggere che invece mi fa stare bene mentre lo leggo,
male, ma mi fa stare in un modo, mi tiene dentro la lettura perché ci sto con piacere, con quell'accezione di piacere che abbiamo detto, pur facendo uno sforzo enorme e pur escludendo tutto il resto, perché quando leggo abbiamo detto faccio solo quello, quindi davvero posso dire sto perdendo il mio tempo e soprattutto produco, metto in moto un processo di trasformazione che non so dove mi porta. E questo però sto facendo, è perché l'esperienza estetica, come l'esperienza della vita quotidiana, è un'esperienza del carattere abbastanza imprevedibile. Voi non lo sapete quando affrontate un romanzo, non lo sapete dove andrete a finire, che emozioni proverete e che cosa. Intanto grazie per condividere queste considerazioni culturali sulla lettura derivata dalla vostra esperienza personale, sarebbero da raccogliere tutte e studiare davvero. Quindi, da una parte ho una lettura che tecnicamente una grande studiosa teorica della letteratura, Louise Rosenblatt, chiama lettura efferente, da una cioè una lettura che ha il suo scopo in quello che succede dopo la lettura o fuori dalla lettura. Lo scopo della lettura di un testo del giornale, lo scopo della lettura di un capitolo del sussidiario dell'antologia trova il suo senso, il suo significato dopo. Mentre la lettura di un romanzo, di una poesia, di un racconto, o di un libro di racconti in serie uno dopo l'altro, porta a compiere un'esperienza estetica che ha senso nel momento stesso in cui la facciamo. Cioè, noi non leggiamo perché pensiamo che poi diventeremo persone migliori o perché non mi piace, ma lo leggo. Diciamo, possiamo anche leggere un romanzo in modo efferente e non estetico, ma non è il motivo per cui normalmente le persone leggono. Io personalmente di mestiere mi occupo di letteratura, quindi mi capita a volte di dover leggere un romanzo perché lo devo leggere, cioè perché devo sapere di che parla, oppure perché sto facendo un articolo, sto scrivendo un intervento per un convegno e devo andare a cercare alcune cose che mi servono. Per esempio, quando cerco cerco dei brani che parlino della lettura. Questo tipo di lettura, anche se lo applico ai romanzi, non è una lettura estetica, è una lettura efferente. Non so se sono chiari questi due concetti, ma sono importantissimi in questo momento per poter andare avanti. Quindi insisto un attimo. C'è una lettura efferente che trova un senso in quello che ci viene, che guadagniamo dopo la lettura, è una lettura estetica che invece richiede comporta un guadagno immediato. La lettura estetica, se non funziona, non la facciamo. Cioè, io apro un romanzo, non lo devo leggere per l'esame universitario, non lo devo leggere perché mi ha ordinato il dottore, quindi lo apro. Comincio a leggere lo sfoglio, ma poi lo comincio. A un certo punto leggo la quarta, leggo, dico, ma sì, certo è grosso, ci metterò un bel po' di giorni, però lo comincio e comincio. Gli voglio dare benefici, la prima pagina, la seconda. Se alla seconda pagina non ci sono dentro, non sto cominciando a visualizzare, non sto cominciando a provare qualche emozione, non sto cominciando a entrare dentro il mondo narrato, cioè a costruirlo e visualizzare, non mi sposto da una parte all'altra di questo mondo, io lo abbandono, come dice Paola, e lo chiudo e lo metto via. Magari lo riprendo un anno dopo e magicamente funziona. Perché? Perché il processo di comprensione è un processo di interazione.
dipende non solo da questo oggetto, ma dalla mia memoria, e la mia memoria l'anno prossimo è diversa. Magari quest'anno non sono in grado di attivare questo dispositivo, l'anno prossimo sì. Perché? Perché nel frattempo sono successe tante cose e la mia memoria cambia. Cambia perché non la cambiano solo le esperienze estetiche, ma la cambia l'esperienza tout court. Quindi bisogna, queste sono tutte considerazioni che sono fondamentali quando, per esempio, andrete a preoccuparvi di come si sceglie un libro per la biblioteca di classe, cosa significa avere a disposizione molti libri, molti dispositivi per poter ciascuno trovare quello che funziona in quel momento, ma anche il significato fondamentale di provare anche a leggere in momenti diversi della vita lo stesso libro, dare più opportunità, perché non è detto che il fatto che non ha funzionato ora non funziona poi. Bene, lettura efferente, lettura estetica, sono due atteggiamenti, due disposizioni nei confronti dell'esperienza della lettura. Io posso leggere esteticamente un qualcosa che non è stato concepito per farmi fare un'esperienza estetica, è il caso per esempio del diario di Anna Frank. Posso leggere in maniera efferente dei libri che sono stati fatti per fare esperienze estetiche, come per esempio La metamorfosi di Kafka. Vi faccio un ultimo caso. La scuola, soprattutto già dalla quarta primaria in poi, ma soprattutto nella secondaria di primo grado, tende a dare molta importanza intanto a usare l'antologia, il sussidiario, il libro di testo, e a usare libri che hanno, per esempio, le note o che hanno degli esercizi. Allora, l'esercizio su una lettura, soprattutto l'esercizio di comprensione sul modo delle modalità Invalsi, è un potente dissuasore dal fare esperienze estetiche. Cioè, che significa? Perché invita a dare importanza al dopo, mi invita a leggere in modo efferente. Quindi, pur anche se io do un brano bellissimo, ma chiedo poi di fare esercizi che invece invitano a estrapolare informazioni da quel brano, io sto di fatto dando un messaggio molto chiaro ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e ai ragazzi. Sto dicendo: guardate che non conta quello che avete provato, non conta il modo in cui avete interagito e come siete stati trasformati da questo testo. Quello che conta davvero è se avete trovato le informazioni. La volta successiva, i bambini, le bambine, i ragazzi, le ragazze non presteranno più, non cercheranno più di fare una lettura estetica, ma cercheranno di fare una lettura efferente. Tutto chiaro? Quindi, fare esperienze, però a me interessa adesso che abbiate chiaro che fare esperienze estetiche con i libri, e in particolare con quelle che chiamiamo in generale le narrative, con le storie, con la letteratura, potrei dire con le opere letterarie, produce apprendimento. Un apprendimento che è sempre linguistico, cioè avviene attraverso la modifica dei nostri schemi mentali, delle nostre script, che hanno un impatto fortissimo, ovviamente, sulla lingua, ci consente di acquisire il lessico. Perché? Perché noi quando leggiamo riempiamo i vuoti e facciamo supposizioni, assumiamo quello che tra poco chiameremo un atteggiamento indagatorio, un atteggiamento da investigatori. Non importa che capiamo tutto, perché noi cercheremo di fare delle ipotesi e di andare avanti, non ci fermiamo di fronte a una parola che non conosciamo in un romanzo.
certo, se cominciano a essere troppe, quelle che non conosciamo, allora quel romanzo non funziona, non è per noi adesso. Non è che prendiamo il vocabolario e leggiamo il romanzo col vocabolario, a meno che non facciamo, dobbiamo fare un esame. Semplicemente lo leggeremo fra quando la nostra lingua sarà più sviluppata, e questo ci dice anche che le letture devono essere commisurate non solo alla memoria dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, cioè al tipo di esperienze che hanno fatto, ma anche che le letture devono essere commisurate alla competenza linguistica di parte del momento, di quel momento. Vi voglio fare, vediamo, vi faccio un ultimo esempio. Vi suggerisco intanto un libricino che si intitola Le parole e le storie, curato da Federico Batini, in cui c'è un mio saggio dedicato espressamente a questi temi, che si intitola L'esperienza dei mondi narrati. Voglio condividere con voi questo breve testo e poi vi faccio un ulteriore approfondimento, e poi passiamo alle indicazioni pratiche che possono emergere da questa spiegazione, spero non troppo noiosa. E nel frattempo leggo i bei riscontri. E dice Michela: confermo questa esperienza, leggere facendo esperienza estetica crea un contesto magico e coinvolgente, anche con gli alunni un po' scettici verso la lettura cambiano atteggiamento. Approfitto di questa considerazione per aggiungere una cosa, che sappiamo dalla ricerca empirica che l'esperienza di questo tipo di esperienza di lettura non si può spiegare, cioè nessun bambino, bambina, ragazzo, ragazza è disposta a credere che sia possibile se non l'ha provato. Questo vuol dire che è fondamentale che questo tipo di esperienza si faccia a scuola, insieme con i docenti, i quali hanno il compito di valorizzare l'esperienza, cioè di confermare che quello che ti è successo non solo succede a tutti, ma è un'esperienza forte che è successa proprio a te e che è bella, e che anche se hai pianto è bella lo stesso. Mi capita spesso, facendo lettura alta voce in giro, soprattutto quando facevo percorsi di orientamento narrativo, in cui spesso la lettura alta voce è una componente fondamentale, di leggere brani anche un po' forti che avevano temi che riguardavano situazioni esistenziali non sempre neutre, giustamente, altrimenti se un testo non colpisce diventa immediatamente noioso. Adesso poi rispondo a Stella. Ma mi è capitato di avere di assistere a esplosioni di pianto in classe. Come ci si comporta? Beh, intanto si cerca di capire perché, ma non bisogna mai pensare che siccome qualcuno ha provato un'emozione forte, la lettura sia sbagliata. Può essere sbagliato, può essere non opportuno e non condivisibile con tutti o con quella persona lì quel tipo di testo, bene, ne abbiamo un'altra, ma mai dire a dare come riscontro al gruppo che piangere di fronte a un libro è sbagliato, è la cosa più normale, perché stiamo facendo un'esperienza significativa, anzi più è significativa più è probabile che ci siano anche esperienze forti. Dice Stella: quindi secondo lei è meglio una lettura efferente o estetica? Secondo me è meglio sapere che esistono questi due modi, che sono due poli opposti. È bene sapere che non esistono questi due modi di leggere così divaricati, ma che immaginiamoci una linea, ai due estremi mettiamo la lettura efferente e la lettura estetica. Sappiamo che non esiste la lettura estetica in forma pura e non esiste la lettura efferente in forma pura, ma immaginiamoci che
Se io voglio fare, quando faccio lettura alta voce, devo far fare una lettura, sto facendo una lettura estetica, voglio fare di tutto perché i miei ascoltatori, ascoltatrici facciano esperienze estetiche. Quindi devo fare in modo che questa lettura agisca, venga accolta da chi mi ascolta in modo estetico, cioè devono stare bene mentre comprendono, e in modo che il motore che si autoalimenta, il combustibile della lettura è il piacere di essere lì, e di vedere, immaginarsi, i futuri possibili, provare emozioni. Non deve essere il piacere dato dal fatto che dopo la lettura ad alta voce ci sarà un test e chi avrà ascoltato risponderà bene a quel test e prenderà un bel voto, perché se faccio questo, non sto facendo lettura ad alta voce inteso come apprendimento, come un'esperienza significativa di lettura che mi porta all'immersione nella storia e che quindi mi modifica, aumenta le mie capacità cognitive, aumenta il mio lessico e produce una trasformazione perfino nel mio corpo. La lettura efferente mi serve quando voglio che qualcuno acquisisca delle, condivida delle informazioni. Lo studio serve, si tratta di sapere quando l'una e quando l'altra. Io do sempre un suggerimento molto banale: se volete far fare delle simulazioni di prove invalsi, usate testi brutti, testi che state sprecando. Se dovete insegnare a qualcuno a fare un'analisi del testo o cos'è la figura retorica, state usando il testo come un modello, scegliete un testo che sarà poco significativo dal punto di vista estetico per quei bambini, quelle bambine, perché quel testo lo state sprecando. Se invece volete far fare esperienze significative, estetiche, leggete i libri che avete scelto apposta per quei bambini, quelle bambine, per quel gruppo e fateli leggere in determinate condizioni. Non fate esercizi dopo, non fate domande di comprensione, ma fate di tutto per facilitare la comprensione e fate di tutto per valorizzare la dimensione estetica. Vi dirò meglio. Come? Intanto ringrazio Rosangela per il chiarimento. Sì, dice Sandra, credo che ognuno di noi lettori preferisca la lettura estetica a quella efferente. Sì, ma ogni tanto i chiodi vanno piantati, anche se non mi piace. Cioè, così come legge, ascoltare, io leggo molti saggi, per esempio. I saggi li leggo non esteticamente, è difficile provare il piacere estetico, anche se ci sono dei momenti in cui, ma questa è una mia perversione, faccio di mestiere questo, quindi mi piace trovare a volte un concetto, una soluzione, una frase, ma fondamentalmente leggo perché sono costantemente alla ricerca di strumenti. Con la lettura efferente si trovano tanti strumenti. Io per fare questa lezione ho dovuto fare molta lettura efferente e non mi sono annoiato, mi sono divertito, solo che la soddisfazione non l'ho trovata mentre la facevo, la trovo magari adesso che sono in grado di spiegare delle cose che ritengo importanti in un modo, spero, non troppo noioso e spero efficace. Quindi l'ho fatta nel corso degli anni scorsi, magari con fatica, magari potevo fare altro quel giorno, potevo leggere un bel romanzo, certo, però l'ho fatta. Quindi la lettura efferente, è bene dare anche un senso alla lettura efferente e è bene anche che questo senso lo trovino i nostri studenti, i nostri alunni, cioè che anche lì il senso non sia dato dal voto, ma che sia dato dal fatto che quei concetti che si studiano servano davvero. Un buon compromesso è quello del laboratorio di lettura e di scrittura. Quello che suggerisce Nancy Atwell nella zona di lettura, non so se è un libro che conoscete, ve lo consiglio caldamente. Che dice Nancy Atwell nella zona di lettura? Nancy Atwell ha vinto, diciamo, è considerata una delle migliori insegnanti del mondo, dirige, ha fondato un centro nel Maine,
una scuola sperimentale sul modello di Dewey, in cui si fa ricerca, si insegna, si fa ricerca e si fa formazione degli insegnanti. Come si legge in questa scuola? Si fa lettura ad alta voce, si fa lettura individuale con la biblioteca di classe, quindi sono due letture che possiamo considerare sbilanciate dalla parte della lettura estetica. Stanno di qua. E poi però si fanno delle lezioni brevi e si studiano alcuni concetti, pochi, fondamentali, che servono per leggere e scrivere meglio. Cioè, se io studio una scheda e ascolto una spiegazione dell'insegnante in cui mi spiega la differenza fra narratore interno e narratore esterno, o tra personaggio protagonista e antagonista, mi spiega come funziona il ritmo di una poesia, mi spiega il metro della Divina Commedia. Può essere un'esperienza gratificante, soprattutto se io quella cosa lì, quel concetto, lo riuso. Cioè, la lettura efferente funziona sempre, funziona bene se io, per esempio, evito l'errore più tipico della scuola tradizionale, che è quello di ti do da studiare, spiego le cose. Quando le hai spiegate, è il principio dell'unità didattica, ma arriva alla fine dell'unità didattica, si fa una prova, si verifica, ti do il voto e li finisce. E quei concetti lì non li userai mai più. Il premio era il voto. Significa studiare per prendere il voto. Cioè io sto educando le persone al fatto che quando poi escono da scuola non c'è più bisogno che studino, perché non ci sono più i voti. Se io invece educo le persone a acquisire dei concetti attraverso la lettura efferente e poi quei concetti li usano e li usano magari per mesi, mesi, sempre gli stessi e ne capiscono l'importanza, quelli escono da scuola e hanno capito che a volte studiare, cioè leggere in modo efferente, può essere una cosa utile nella vita, perché senza quei concetti fai meno cose. Procedo. Sì, Fabio, anche. Qui lettura efferente, provo a capire quello che dice. A parte c'era una cosa che maestra Marinella, tra le definizioni di cosa fosse la lettura per loro, dopo un'esperienza di biblioteca di classe, mi ha colpito un mio alunno che ha definito la lettura un superpotere. Quindi anche la lettura efferente destinata alla realizzazione del progetto la si può ritenere lettura estetica nel prodotto come nel suo esempio. È fatto la lettura efferente per il corso di oggi che si sta rivelando estetica, visto l'interesse catturato dalla partecipazione, grazie Elena, ma non credo, magari lì entrano in gioco tanti elementi, tra cui di cui bisogna tener conto, la condizione, per esempio la voce gioca un ruolo fondamentale. Grazie Maria Elena. Provo quindi a andare avanti. È un processo di apprendimento, quello originato da questo tipo di lettura, che possiamo definire implicito, non dichiarativo, che agisce a livello preconscio, contribuendo tra l'altro all'arricchimento del lessico e più in generale allo sviluppo di un'attitudine a esplorare i testi, assumendo nei loro confronti un atteggiamento ispettivo, direzionato dal testo stesso, che contiene al suo interno alcune istruzioni utili e desiderato dal lettore, che mentre costruisce il mondo del testo prova piacere, si emoziona e attribuisce un significato positivo all'esperienza di lettura. Che vuol dire? In estrema sintesi, vuol dire che la lettura efferente produce un apprendimento esplicito, dichiarativo, cioè io se voglio
voglio, ti do da studiare una pagina perché voglio che tu sappia come funziona che cos'è la focalizzazione. Poi voglio spiegarti cos'è la focalizzazione multipla. Non so se avete mai letto Gita al faro di Virginia Woolf, no? Quindi, spaesante, perché c'è la focalizzazione multipla, cioè il punto di vista non è fisso su un personaggio, ma si sposta da un personaggio all'altro. Per cui io se sono, c'è cioè la scena della cena, sono tutti a tavola, io all'inizio vedo il mondo, percepisco quello che succede dal punto di vista di un personaggio e poi mi trovo a vedere la stessa scena dal punto di vista di un altro, e poi di un altro, e poi di un altro. Spaesante. Voglio spiegare questo concetto e per spiegare questo concetto ho bisogno che i bambini, i ragazzi, ragazze abbiano una scheda da studiare, magari possano poi fare degli esercizi. Serve un testo modello o testo mentore che userò per spiegare e quel testo non importa che lo leggano esteticamente, anzi lo devono leggere per verificare di aver capito. Bene, questa cosa qui produce un apprendimento dichiarativo. Che significa? Significa che io dopo posso fare un test per verificare se hanno capito cos'è la focalizzazione multipla, perché è quello che l'apprendimento deve essere esplicito. Quello che volevo insegnare è quello che devono imparare. Invece, nella lettura estetica, in quel particolare processo di comprensione che si mette in moto di fronte a una storia, di fronte a un romanzo, di fronte a un'opera letteraria in generale, io non so cosa imparo. Non solo non lo sa il docente, ma non lo so neanche io. Io so che subisco un processo di trasformazione. So che sto imparando, nel senso che, ma quello che imparo è implicito. È la differenza fra spiegare a qualcuno come si deve parlare, ci si deve rivolgere agli adulti e fare una uscita e fare una gita e stare fuori con i bambini e le bambine per un'intera giornata e farle incontrare con persone sconosciute. Da una parte io ho il totale controllo su quello che voglio che imparino, e se l'apprendimento è esplicito o dichiarativo. Dall'altra io penso magari che imparino anche a interagire con gli altri, ma in realtà ciascuno imparerà una cosa diversa. Qualcuno impara che guarderà per tutto il tempo, sarà attento soprattutto a quello che fanno i suoi compagni, imparerà qualcosa sui suoi compagni, qualcuno imparerà qualcosa sulla maestra, qualcuno imparerà qualcosa sugli adulti, eccetera, perché è un processo di interazione tra la loro esperienza e quello che sta accadendo. E quello che accade, quello che voglio dire, è che quello che accade durante un'esperienza di lettura di un romanzo è qualcosa di molto più complesso di quello che succede quando studiamo, no? Quando facciamo studiare. E questo è noi abbiamo un problema culturale con l'apprendimento implicito. A noi non piacciono gli stage, non piace il tirocinio, non crediamo che la formazione professionale valga meno dell'istruzione liceale. È giusto dire che non sono due modalità antitetiche, diciamo stanno su una linea, però è anche bene aver chiaro che nella nostra cultura, soprattutto in quella italiana, attribuiamo un disvalore tendenzialmente all'apprendimento da esperienza, che è quello che si verifica di fronte a una storia. Per arrivare a una chiusura, vediamo come si può favorire un processo di comprensione o delle esperienze estetiche che favoriscano le competenze linguistiche, lo sviluppo di competenze linguistiche attraverso questo apprendimento implicito. La tecnica fondamentale di base è la lettura ad alta voce, ma ci sono degli atteggiamenti da tenere. Io faccio questo, vi propongo un duplice ragionamento. Prima quello che si chiama una strategia e poi vi
vi mostro vi illustro alcune tecniche più specifiche. Capisco bene l'esperienza di maestra Francesca. E cosa vuol dire una didattica per la comprensione? Significa fare una didattica non che favorisca la comprensione, favorisca il processo di comprensione dei testi, in particolare di quelli che abbiamo chiamato opere letterarie, intendendo non le opere della tradizione letteraria, di una determinata tradizione, ma opere che possono essere lette esteticamente perché sono prodotte con intenzione artistica. Da una parte abbiamo la letteratura è un'arte, è una delle arti, le opere della letteratura sono fruite esteticamente. La base è pensare al docente, a se stessi come lettori, lettrici esperti, cioè pensate di essere fondamentalmente, l'atteggiamento migliore da tenere è quello di chi sa di essere un lettore, una lettrice esperta. Che vuol dire? Vuol dire intanto essere noi lettori, lettrici e avere chiaro come funziona la nostra esperienza estetica, pensando che ciascuna è personale. Se avete capito bene fin qui, questo processo di interazione tra noi e i testi è personale, è unico. Quindi noi intanto dobbiamo evitare di generalizzare, pensare che tutti funzionino come noi. No, magari a noi piace un certo genere, a un altro un altro. Con noi un romanzo funziona così così e con un altro funziona benissimo. Secondo, dobbiamo pensare che noi comunque siamo più esperti dei nostri bambini, bambine, e dobbiamo aiutarli come ci comporteremo durante una gita scolastica o durante un tirocinio, accompagnando, facendo vedere come si fa, dando indicazioni e fondamentalmente fornendo supporto. Ora, io qui suggerisco per questo docente, lettore, esperto, guida, tre atteggiamenti di fondo. Primo, promuove un atteggiamento ispettivo nei confronti del testo e dei suoi dintorni. Vuol dire, come si fa a promuovere un atteggiamento ispettivo? Cioè, promuovere l'atteggiamento di chi si presenta di fronte a un libro con curiosità. E con l'intenzione di capire, un'attitudine alla comprensione. Beh, intanto significa guardarlo. È un'esperienza che i bambini, figli, figlie di lettori, lettrici fanno fanno molto di frequente. Avete mai visto un bambino, un vostro figlio, figlia, nipote, in una libreria per bambini? Già 3 anni. Ci sono le librerie fatte apposta per i bambini, sono delle trappole micidiali. Il bambino entra e comincia a toccare, prendere. I libri sono alla sua altezza, sono messi apposta per lui, per lei. Li prende e il bambino che fa per prima cosa? Afferra e guarda. E come si guardano i libri? Ci si gira intorno, sono degli oggetti che hanno una. Poi si aprono, dentro hanno le figure o testo. Se un bambino apre questo libro, lo butta via subito, o se lo mastica, non ci può fare altro. Questa cosa qua non è detto che tutti l'abbiano fatta come esperienza. E se uno non l'ha fatta nella fascia 06, o 03, bisogna che la faccia a scuola. Io ho vissuto in una scuola che ho fatto io, quella chiamiamola tradizionale. Ma quando mai mi hanno fatto fare questa esperienza? Io l'ho fatta la prima volta da grande. Ma da grande, grande. Prima di andare e avere una scelta grande di libri e toccarli, prenderli. Significa
invitare a prendere, guardare, a capire che ci sono delle informazioni già nel come sono scritti i titoli, nell'immagine. Per i più grandi io uso, di solito uso per fare, già la scuola secondaria di primo grado è utile usare con il videoproiettore o la LIM, proiettare le quarte di copertina. Fate questa cosa, fate una scansione e mostrate. Abituatevi a leggere, a capire cosa c'è dentro un libro a partire dagli indizi esterni. Poi abituarsi a quell'atteggiamento di quello che si deve arrampicare. Guardalo prima il libro, lo guardi il testo, cerca di non funziona, non trovo subito un appiglio, cercane un altro. Ci sarà l'appiglio, c'è sempre un appiglio. Una prossima lezione, chissà se ci capiterà. E la potrei fare su, apro solo un'ultima parentesi, e la potrei fare su come si cercano gli appigli dentro il testo. Faccio un esempio, vediamo se ne trovo uno al volo. Guardo. Cerco di guardarti dentro come se mi sporgessi su un abisso. Mi affaccio al parapetto e guardo giù, in fondo al tuo silenzio, mentre leggi in una lontananza irraggiungibile. Vorrei stare con te lì in basso. Invece resto inchiodato a questo ponticello, atterrito e remoto, separato, eccetera, eccetera. Quali sono gli appigli? Le ancore si potrebbero chiamare. Sono alcuni punti strategici che, come per esempio i pronomi. Ti guardo, c'è un io, scopro subito che c'è un io, un personaggio, e ce n'è un altro. Sono due personaggi. Questo ti guardo già mette in moto una storia. Due personaggi, uno guarda un altro. Non sappiamo a che distanza ancora. Cerco di guardarti dentro. Questo dentro apre un altro orizzonte. Dov'è? Come se mi sporgessi su un abisso. Questo paragone apre un altro, apre mi dà la possibilità effettivamente di cominciare a vedere. Vedo non l'abisso, vedo una persona che si sporge su un abisso e guarda. Come si guarda su un abisso? Dall'alto verso il basso. Se io non mi sono mai sporto su un abisso, non ho mai visto nessuno sporgersi su un abisso, non posso comprendere questo testo. In fondo mi affaccio al parapetto e guardo giù, in fondo al tuo silenzio. E questa è una metafora che mi porta altrove, perché in fondo non c'è a cosa al silenzio, no? Quindi non è più qualcosa che vedo, non si vede il silenzio, ma è qualcosa che mi rimanda a un'altra dimensione. Dove mi sto affacciando davvero? È sempre la persona che legge accanto e che non so se conoscete l'infinito di Leopardi, a memoria. Sempre caro mi fu questo Ermocolle, questa siepe, eccetera, eccetera. È un testo che funziona come una storia. C'è un io che guarda, e guarda da una particolare posizione. Questo colle significa che è qui, è vicino a chi guarda. E questa siepe. Che quindi il colle, la siepe, che blocca che blocca lo sguardo. E poi si entra, non siamo più, se, si entra nel pensiero di chi guarda, non siamo più negli occhi, in qualche modo non vediamo più quello che vede da fuori, ma entriamo nel pensiero e non vediamo più la siepe, vediamo
direttamente l'infinito. E poi sentiamo un rumore delle foglie, torniamo lì a guardare quella siepe e poi andiamo nella memoria. Questi passaggi continui sono quelli che favoriscono la nostra presenza nel testo. Andare a cercarli insieme agli studenti significa sviluppare un atteggiamento ispettivo. Secondo punto, tiene conto della dimensione pragmatica della comunicazione letterale, ovvero tiene conto del fatto che, come dicevamo all'inizio, è fondamentale che quella che chiamiamo comunicazione letteraria, questa esperienza sia fatta in determinate condizioni. Non è un'esperienza astratta, è un'esperienza molto concreta, fisica. Il docente se ne deve prendere cura, deve scegliere il dispositivo. Una cosa è scegliere un testo in formato A4, una cosa è leggere un testo in antologia, una cosa è leggere un testo dal libro direttamente, una cosa è toccarlo, una cosa è leggere ognuno il suo, una cosa è leggere la mattina, una cosa è leggere la sera, eccetera, eccetera. Questa dimensione pragmatica è fondamentale. Terzo punto, favorire inferenze, domande, riformulazioni, cioè nella lettura, che sia la lettura individuale, lettura collettiva, per fare, questo vale sia per la lettura differente che per la lettura estetica, a mio avviso, favorire inferenze da parte degli studenti, domande, riformulazioni, quella che chiameremo nella lettura alta voce, una lettura dialogata. Infine, vi do un'ultima indicazione. Di massima, questi sono due libri che fanno parte di una collana che si chiama Storie per le persone e le comunità, che dirigo col professor Batini, che sono scaricabili gratuitamente e che abbiamo costruito con il gruppo di ricerca del professor Batini a partire dall'intervista, a partire dall'analisi della lettura scientifica sulla lettura ad alta voce, dall'analisi dei manuali pratici sulla lettura ad alta voce e poi da interviste a docenti. Cosa abbiamo imparato da questa esperienza? Abbiamo imparato alcune tecniche. Tra queste vi ve ne evidenzio alcune che sono utili a favorire l'attenzione e la comprensione. E mi permetto di darvi un suggerimento di metodo generale. Il suggerimento di metodo è, anzi ve ne do due. Uno, prestate molta attenzione alla vostra esperienza personale di lettori e direttrici. Due, provate a parlare con i colleghi e le colleghe e in generale con le persone che conoscete leggere scusate, non avevo visto che dovevamo chiudere. Mi scuso, è una selezione di queste tecniche, sono scaricabili gratuitamente e ovviamente siamo arrivati alla nostra conclusione. Già ci siamo, vedo che alcuni di voi se ne sono andati, so di non aver risposto a tutte le domande, ma erano davvero moltissime. Vi ringrazio tanto e do la parola a Martina per il saluto finale. Io ringrazio lei perché, insomma, è stato veramente interessante il fatto che moltissimi insegnanti sono rimasti fino a quest'ora, dimostra appunto l'interesse per questo incontro e davvero grazie anche per il modo in cui, insomma, ha spiegato un tema appunto non solo interessante, ma immagino anche, insomma, complicato da spiegare in così poco tempo. Mi dispiace per i tempi, ci siamo un pochino, come dire, dilungati anche per recuperare, insomma, i problemi tecnici causati dal maltempo, che insomma purtroppo non sono prevedibili in incontri di questo tipo. Assolutamente grazie per gli spunti, se è possibile, insomma vedo anche l'interesse, come dire, condiviso nella chat per appunto eventualmente un webinar sugli appigli dentro il testo, quindi insomma valutiamo anche se fare un webinar ad hoc, perché insomma potrebbe essere veramente assolutamente utile. Grazie ancora a tutti. Grazie davvero a Simone Giusti per il webinar di questa sera. Io vi ricordo velocemente l'incontro che si terrà a gennaio, il prossimo incontro che si terrà con Martina Evangelista, il 19 gennaio, su lettura e intercultura. E ringrazio davvero tutti per essere rimasti fino a quest'ora e al prossimo appuntamento. Grazie ancora.
Simone Giusti e buona serata.